GPS è un buono strumento per quantificare il carico esterno dei nostri atleti. Serve per vedere appunto quotidianamente quanto i nostri atleti fanno in termini di distanza totale o eventualmente determinate soglie di velocità e/o potenza. Noi in questo momento lo utilizziamo solamente in allenamento perché i dati fisici della partita li registriamo attraverso delle telecamere che funzionano in maniera leggermente diversa dai GPS. Importante per noi è appunto utilizzarlo tutti i giorni. Noi utilizzando i GPS di StatSport, in uno specifico il modello Apex, abbiamo come obiettivo quello di fornire a tutto lo staff anche i dati cumulativi settimanali ed eventualmente anche la differenza tra una settimana e l'altra per ogni giocatore. Prima che i giocatori scendano in campo ogni giorno si prepara questa pettorina con all'interno il suo GPS ed eventualmente la fascia cardio. Ogni giocatore lo troverà al suo posto già acceso. Nel momento in cui esce, il sistema incomincerà a registrare poiché si collega con i satelliti. Finito l'allenamento, i giocatori mi consegnano tutto il materiale e io effettuerò il download con degli strumenti appositi collegati ai miei PC. Chiedo chi corre di meno, ma chi ha le performance migliori, sì, chi è che corre di più, chi è che scatta di più. Per rispetto di tutti i giocatori devo specificare che la quantità di corse e le intensità di corse dipendono anche dai ruoli dei giocatori stessi. Ne cito due, di due ruoli diversi appunto per non fare dispetto a nessuno. Uno è Juricic e uno è Adiapong. Corrono tanto e corrono anche molto forti. I dati che vogliamo ottenere sono continuativi di quella che è la linea guida della prima squadra maschile. Per quanto riguarda gli allenamenti avremo dei parametri sia sulla sessione intera d'allenamento ma anche sulla singola esercitazione. E per quanto riguarda invece la partita faremo dei confronti dei singoli giocatori ma anche dell'intero team per quanto riguarda il primo tempo, il secondo tempo e dei blocchi magari che interessano al mister per vedere com'è stata l'attività fisica svolta durante un periodo specifico di partita. So we're an Irish-based company, but we work with teams all over the world. Siamo un'azienda irlandese, ma lavoriamo con squadre di tutto il mondo. Con il Sassuolo collaboriamo da 6 anni e in Italia lo facciamo anche con Juventus e Roma. Ci occupiamo poi di altri sport a livello mondiale e siamo al fianco di squadre nazionali come Brasile, Stati Uniti e Inghilterra. Tra gli altri team internazionali che seguiamo ci sono il Manchester United, Arsenal, Manchester City e Liverpool, sempre in Inghilterra, e il Paris Saint-Germain in Francia. Manchester City, Liverpool in England, as well as PSG in France. Sassuolo are one of our clients who have just upgraded to the. Il Sassuolo è uno dei clienti con cui stiamo utilizzando il nuovo sistema APAC Tracking System. Finora hanno usato il nostro Viper System, che ora vogliono sfruttare la tecnologia GPS anche con la squadra femminile e la primavera. Il nuovo APAC System permetterà loro di raccogliere una serie di dati immediatamente visualizzabili su un'app per iPad o smartwatch, quindi sia i giocatori che gli allenatori potranno controllare in tempo reale i propri dati che saranno poi utilizzabili anche al PC a fine sessione. L'utilizzo del sistema GPS è un ulteriore avvicinamento al mondo del calcio professionistico e professionale, un ulteriore passo in avanti per cercare di migliorare quella che è la performance delle nostre atlete. La prima squadra sicuramente ne può beneficiare perché abbiamo uno studio maggiore di quelli che sono gli allenamenti e le gare delle nostre ragazze. Abbiamo sicuramente dei dati in più e l'utilizzo di questi dati ci permetterà sicuramente di migliorare. Così facendo ci si avvicina sempre di più al mondo della prima squadra, chiaramente l'ultimo step dei ragazzi è quello di fare la primavera, dopodiché si avvicinano al calcio che conta, calcio vero. Per cui è un'introduzione che abbiamo voluto, che la proprietà, la società, l'amministratore hanno voluto mettere a disposizione della primavera e sicuramente ci darà dei benefici.